vedi, io qui, io siccome sono un tipo, anche se sembro molto, sono abbastanza timido, e questa cosa della telecamera mi dà un po' fastidio. Beh, non avremo sempre la telecamera, ecco, comunque, avremo anche dei momenti off the record, non ti preoccupare. Poi c'è il mercato, c'è tutta la gente ci guarda. No, l'abbiamo fatto apposta. Fa parte dell'introduzione alla città. La mia girata è la visita al Duomo, alla cattedrale, finché era aperta, ora hanno... Sì. Sì. Ma entravi dentro? Sì, 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 sempre, okay. Sempre. Vabbè, poi quando c'è la messa, oh, va a pratica, sì, che insomma, una volta... Sei cattolico? Due, sì, sì, sì. Poi c'è la mia giratina che è praticamente intorno al Duomo, ora la via non la conosco, cioè poi dietro al Duomo c'è negozi, vetrine, guardo, faccio la mia girata, poi rientro a casa dove mi aspettano sempre le cose di... Di lavoro. Di lavoro mio, nel senso di rivedere le partite precedenti per quanto riguarda la mia squadra e poi vedere l'avversario di turno, insomma le due o tre partite ultime per cercare di analizzare insieme al mio collaboratore, insomma allenatore in seconda, Andrea Consumi. Il primo mese che è stato dall'8 dicembre, praticamente perché non ho preso possesso della casa, ho vissuto in albergo dalla mattina alla sera, addirittura alle 8:30 la sera io ero già in camera massimo le 9, perché la vita ascetica, sì, ma devo dire anche per una mia così mi sono quasi obbligato, che dovevo pensare esclusivamente a quello che era il mondo spalle, perché secondo me questa è un'occasione importantissima per quanto riguarda la mia carriera, una piazza storica, e quindi sono arrivato qui con grandi motivazioni per cercare di mettermi in gioco, ma soprattutto di riportare insomma la spalla in un campionato, in un modo di gioco e di risultati, insomma, che ci permettesse di uscire da quella situazione dove si era andato a mettere. Piacere, Leonardo Semplici, l'allenatore della spalla. Ah, no, io sono troppo un vissuto semplice, è stato lei in Sicilia? E quindi l'ultima volta che lui va a Firenze a predicare lo arrestano e lo bruciano vivo in Piazza della Signoria nel 1498. Quindi, come dire, ritieniti personalmente responsabile della morte in quanto fiorentino della morte di Savonarola, però, oppure lo puoi vendicare. Questo è bello, allora no, sarebbe carino andare giù nelle segrete, dice, c'è delle segrete sotto, sì, dove sì, facciamo sì. Tutto a camere di tortura, esatto, potrebbe, sì, sì. Chi mancava la TV poi dopo era abbastanza grande. Però perlomeno rispetto alle carceri che siamo stati 2 mesi fa a visitare mi sembra un po' più grande. Sì. Dove siete stati qua la carcere? Sì, sì. Abbiamo fatto una visita. Si vede tutta Ferrara. Ah, bello. Ah, quelli sono arance, eh? Ok. Alla salute. Salute. E volendo anche alla spalla, eh? Ma sa la differenza tra cappellaccio e cappelletto, però? Tipo tortellino bolognese, insomma. Sì, esatto. Solo che... E però qua è il tortellino. Esatto, perché tra Ferrara e Bologna c'è questa rivalità storica che non si innova da un po', ovviamente, per problemi di categoria, però. Però se lei vuole far colpo sui tifosi della SPAL, gli nomina il playoff del 94 in cui la SPAL sbancò il Dallara. Addirittura 2-0 per la SPAL. 10.000 tifosi della SPAL a Dallara. Chi è il gol questo? Zamune. Zamune. Tra un po' inquadrano lo speaker di tifosi della SPAL e fa paura. Eccoli là. Guarda, bello. Accidenti, guarda bello. Quelli ci sono ancora tutti, sono tutti da riconquistare. Stanno aspettando. Esatto. Intanto finiamo la stagione bene, poi dopo. Grazie mille.
Arrivederci. Pane ferrarese no, eh. Hai filmato? Pane ferrarese no, eh? Questo sì, questo è definitivo di ferraresità, ecco. Questo si mette però. Definisca questo oggetto, mister. Pane ferrarese. Pane ferrarese. Detto altrimenti. Pane ferrarese come lo chiama? Ah, non lo so. Corna, non lo so. I corni. I corni. Ci siamo quasi. In italiano questa è la coppia. Coppietta. La coppia. La coppia. E si narra che l'esordio di questa forma particolare avvenne nel 1536 a una cena dei duchi in occasione del carnevale, e pare che l'ideatore di questo pane volesse un po' prendere in giro la forma delle gambe delle donne con tutti gli annessi e connessi, come può vedere. Sì, sì, sì. Ecco. E questa è la storia. Questa è la storia non ufficiale del pane ferrarese. Si sa che comunque da più di 4 secoli rotti il pane ferrarese viene fatto non questa maniera, così, ed è diventato tipico storico ferrarese. E i ferraresi lo amano tantissimo, non so lei se lo mangia, ma ho cominciato a mangiarlo qua, ma ecco, no, però non se, tanto visto che ha mangiato la salama, io credo che le abbiano servito questo tipo di pane in tavola sempre, assolutamente sempre, che in ferrarese si chiama ciupetta. Ciupetta parla tante cose stamattina, ecco. Hai visto, cioè, diciamo che su questo adesso può vantare una conoscenza ulteriore. Ferrarese ad onore.